Salve a tutti ragazzi, qui è Gamer Trash e ci vediamo dopo un sacco di tempo in un video di Sonic Forces. Raga, non sto caricando video di questo periodo, no, quando vedrete questo video, ma dopo che ho messo il video di Fortnite, la seconda puntata, perché stando i saldi su Steam, allora mi sono comprato Sonic Adventure 2 Battle e sto giocando solo a quello. Ho detto vaffanculo alla vita, devo giocare a Sonic Adventure 2. Cioè, con i saldi di Steam ho pagato Sonic Adventure 2 Battle 3 qualcosa, raga, ma pure Sonic Lost World mi sono comprato. Da 30 euro l'hanno passato a 10 euro, cioè che saldi. Comunque, che arriva. Vabbè, a che eravamo rimasti? Capital City. Abbiamo saputo che le forze di Eggman sono limitate al quartier generale di Metropolis. Si staranno organizzando altrove secondo gli ordini di Eggman. È l'unica chance che abbiamo di riprendere la città. Esatto. Ecco perché ci concentreremo su un attacco frontale a Metropolis. La chiamerò Operazione Grande Ondata. Non ci interessa come si chiama. L'importante è avere una strategia ben delineata. Ho pensato alla strategia nel giro di un minuto e mezzo. Arriveremo fulminei e aggressivi e non ci fermeremo finché l'armata di Eggman non sarà distrutta. Sonic è impegnato ad affrontare Shadow, ma noi possiamo occuparci di questo. Abbiamo le energie e lo spirito per vincere. Non c'è gruppo migliore in cui combattere. Bel discorso. Diamo a Eggman un... Yeah, faccio tambre. Loro sono più numerosi, perciò l'idea di un attacco veloce e concentrato non è niente male. Abbiamo anche Sonic. Cioè l'altro Sonic. Sono sicuro che possiamo farcela. Inoltre, se distruggessimo il rubino fantasma, dovremmo riuscire a inviare l'altro Sonic a casa. O almeno lo spero. Non conosco questo campo. Ok, dirigiamoci al cugino di Eggman. È ora di salvare il mondo, gente. Ah, hanno fornuto finalmente. Ma che cazzo hanno fatto? La chiacchierata fuori al bar. Noi stiamo in gioco qua, non bisogna perdere tempo. Vabbè, comunque Capital City con l'Avatar è un livello abbastanza carino, anche se dura poco pure questo. Qua cadevo pure. Qua rischiavi di cadere se andavi troppo veloce. Wow, la canzone è proprio bellissima. Cosa? Infinite? Che ci fa qua? No, sto tutto all'incontrario con il mio scudo bellissimo. Andiamo da qui. Comunque Sonic Adventure 2 è un gioco bellissimo, ma che cazzo ne sa sto gioco? Quelli erano veri giochi di Sonic. No, raga, per carità, questo gioco non è male. È molto bello, però... Mamma mia, proprio facile. E mo becco un'altra A in questo livello. No, vabbè, a parte questo, prendere S qua è facilissimo. Credevo che Sonic Generation con la sua facilità non lo battesse nessuno. Oddio, ho sbagliato. Ok. Con la sua facilità non lo battesse nessuno, ma hanno fatto un gioco ancora più facile. Cioè, non ci credo. Allora, a me l'arrampicarsi dell'Avatar mi ricorda Sonic Boom. Comunque se riesco a registrare dal computer tramite la PlayStation, cioè tramite il controller, che ho visto che si può fare, registro Sonic Lost World, Sonic Adventure 2. Che palle! Quando ho preso, non deludetevi, ti prego, ti prego. Ma vaffanculo, va.
Che palle! Beh, roba abbastanza inutile. Eh sì, tanto l'avatar già è così. Già è così. Basta! Non ho preso nessuna S, che devo avere più. Infinite. Questa volta il boss è ancora più facile perché ho l'arma del fuoco e questo boss è facile con l'arma del fuoco. Vabbè, andiamo. Andiamo. Ok, qua è la boss fight in 2D orribile di Infinite. Sì, sbattuto pure, ma non si sciuto. Come i guazzi assandanti. Se sei convinta tu. Hai ragione, i forti vinceranno sempre su di. Ma che palle. No, basta, ricomincia. Non me ne frego. Qua ne va in ballo le cose che dico. Posso facile, poi faccio così. Ah, ma io non sono più uccello, è vero. Ok. Mi sono messo troppo indietro. Ah, ma scusate, ma quando faccio i video sono più così. Ah, già gli abbiamo levato metà vita. Questa è la parte, è la seconda parte del boss. Oh mio Dio. Che palle, dovevo scegliere uccello pure qua perché tiene il doppio salto, allora posso schivare più facilmente. Ah, l'abbiamo sconfitto. Cioè è stato facile. Ya. Ya. Ah, ok. Vuoi avere un pelo? E io dico ya, sembro. Come si. Cioè, i russi, sì, i russi. Mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. La maglietta di Nakos, vabbè, già ce l'ho. Do you know the way? Se avete visto il vlog del Comic Con di Linea Galaxy Channel Game. Mi sono comprato al Comic Con la maglia Do you know the way? Di Knuckles, cioè del main di Knuckles. Io qua non avevo capito chi l'ha salvato. Allora, Infinite quando parla non si capisce proprio.
Io non lo capisco proprio. Vabbè, la prossima volta faremo Chemical Plant. Se il video vi è piaciuto mettete like, dislike, commentate, condividete per i feedback. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Gamer Trash!